Allora, in fiducia, mentre continua, lo vediamo tra poco, continuano le votazioni alla Camera dei Deputati, siamo in attesa del discorso, dell'intervento del Premier Enrico Letta al Senato. È con noi il senatore Stefano Lucidi, Movimento 5 Stelle, collegato con gli studi di Roma Quirinale. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, anche se al Senato avrà seguito il discorso, diciamo, lo scontro acceso tra il Premier Letta e uno dei vostri rappresentanti, Nuti, che cosa ne pensa? Ma io ho seguito parzialmente la presentazione e le risposte fatte dal Premier Letta. Quello che penso è che le affermazioni che ha fatto Beppe Grillo sono state semplicemente un evidenziare ancora una volta quello che è uno Stato che noi stiamo denunciando da mesi, se non da anni. Quindi è inutile che si arrivi a questo punto ad accusare il Movimento 5 Stelle e il nostro, diciamo, leader Beppe Grillo di fomentare qualsiasi tipo di rivolta, perché sono mesi che stiamo dicendo lavoriamo insieme per fare in maniera tale che non si arrivi a questo punto, ma questo lo diciamo da anni. Ecco, quindi, però io mi riferivo in particolare a quanto Letta, tra l'altro parliamo anche di questo, voi avete detto possiamo scendere a parlare con chi ha posto in essere il movimento dei forconi, perché noi non c'eravamo quando venivano fatte le scelte politiche più sbagliate, però mi riferivo in particolare a quanto Letta ha detto cosa dovrei fare io che ogni mattina leggo sui giornali le cose più strampalate, incredibili, scorrette e ingiuste dal mio punto di vista, ma caro collega Nuti, è il mio punto di vista e c'è una differenza di fondo. Perché se lei ritiene, le cito proprio le parole di Letta, sì, che un giornalista leda le regole delle nostre istituzioni, può rivolgersi alla magistratura. Tutto il resto fa parte del normale dibattito politico e democratico. Allora, diciamo che dal punto di vista dell'attacco mediatico che il Movimento 5 Stelle ha subito, io non posso che essere d'accordo con quello che ha detto il mio collega Nuti. Qui non si tratta di leggere opinioni che troviamo la mattina oppure scorriamo nel corso della giornata. Qui si tratta di riflettere su un mondo che è quello dell'informazione, che ci vede in posti veramente che il nostro paese non merita, nelle classifiche internazionali per quanto riguarda l'accesso e la libertà delle informazioni. Noi stiamo subendo da mesi, sicuramente dallo scorso marzo, un attacco a livello mediatico, quindi del sistema informativo mostruoso, e ne è testimonianza i fatti avvenuti anche gli ultimi giorni, ad esempio il grande supporto che è stato dato alla campagna delle primarie del Partito Democratico, in particolare al candidato che ne è uscito vincente. Sto parlando ovviamente di Renzi. Volevo dire una cosa, Luci, salve, sono Massimo, sì? Leoni. Sì? Anzi, due cose le volevo dire. Allora, sì, le dico quello che penso io di questa questione. Sono due cose diverse, a mio avviso, diciamo, attaccare un sistema dell'informazione che nel suo complesso ha dei grossi difetti e grosse lacune, e su questo è giusto che una grande forza politica ponga l'accento, perché questo serve a elevare l'intera società italiana, se vogliamo, insomma, restare qui sempre. E una cosa invece è mettere la foto di una collega che, accusandola tra l'altro di essere una mangiapane a tradimento con soldi pubblici, argomento che in questo momento è particolarmente sensibile e odioso agli occhi dell'opinione pubblica. Quella lì è una persona, questa è la prima cosa che volevo dire. La seconda cosa è questa: adesso siamo io e lei, non ci guardiamo negli occhi, siamo due persone, sì, credo, diciamo, io la vedo come una persona assolutamente civile e democratica, e io sono sicuro di esserlo perché mi conosco, e qui in questi 5 minuti noi potremmo avere a che ridire l'uno dell'altro, no? Sì. Ma lei è d'accordo che io mi rischi, diciamo, di essere, quello sì, mediaticamente, diciamo, lapidato con una foto su internet per il fatto che io sto discutendo con lei in questo momento? Questo a me sembra molto importante dirimente. Lei è d'accordo? Perché questo è stato fatto. E questo non c'entra con le mie e le sue idee, che io rispetto fino alla morte, diciamo, perché... Sì, sì, guardi che io non credo, e noi non crediamo che sia esattamente questo il punto. Quello che contestiamo noi è semplicemente il fatto che ci sia una, come posso dire, una dietrologia, una superficialità nell'affrontare alcune questioni. E questo noi lo diciamo da tanto tempo. Quindi è chiaro che il vostro mestiere, diciamo, il mestiere di informatori, di giornalisti, è un mestiere
ovviamente bellissimo, perché vi pone in una ottica molto importante verso, verso il i cittadini. Il vostro è ancora più bello e forse più importante, per quello che io credo. No, penso che il vostro sia ancora più bello e più importante. Voi avete la possibilità di incidere sul reale, diciamo. Sicuramente, però diciamo siamo tutti parte di un sistema che è al servizio dei cittadini, al servizio di un sistema, di una società civile. Però quando un movimento, una persona o un gruppo di persone si rendono conto che questi atteggiamenti vengono fatti in maniera strumentale, ecco, allora noi non possiamo esimerci dal denunciare fortemente queste azioni. Ripeto, io ho letto le affermazioni fatte dalla giornalista e sinceramente noi ci siamo sentiti offesi per primi. Quindi noi non contestiamo, io potrei farvi degli esempi. Lei non si sente un pochino offeso da quella foto indicata da Grillo, anche da questo? Io dico, va benissimo, ognuno si sente offeso per quello che crede, e questo è giustissimo. Se la collega ha scritto delle cose offensive nei suoi confronti, lei ha tutto il diritto di risentirsi. Ma lei non si sente un pochino offeso da cittadino, visto che questo è l'appellativo che voi vi siete scelti? Io apprezzo molto questo, anche da quello che è successo dopo questo episodio. A me non sembra un fatto, diciamo, di scarsa importanza in questo paese oggi, con tutto quello che sta succedendo, no? Questo qui non è un fatto di scarsa importanza, questo è uno degli aspetti fondamentali di questa nazione. Cioè il fatto che non ci sia una informazione che sia veramente tale, una informazione che sia lineare, trasparente, che sia corretta. Questo è un problema fondamentale per l'Italia, perché la corretta gestione delle informazioni, la corretta gestione dell'accesso a una giusta informazione è uno dei pilastri di una società civile. Se manca questo, crolla uno dei presupposti fondamentali, no? Secondo me anche la reazione di Grillo è un po' un problema di questo paese, mi permetto di dire, l'apertura, diciamo, che qui dimostriamo sempre, però sì, un però pochino non bisognerebbe essere colpiti anche da questo. Ma sicuramente. Già abbiamo trovato un punto di ma non lo scopriamo sicuramente oggi, né io e né lei. E, diciamo, sappiamo la funzione che svolge Beppe, sappiamo qual è la sua tempistica, sappiamo qual è la sua dinamica. Io spesso ho già detto che a determinati post, a determinate esternazioni di Beppe reagisco in maniera un po', diciamo, sorpresa. Poi effettivamente, riflettendoci, molto 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 spesso succede sempre che effettivamente lui centra esattamente il punto fondamentale. Potrei fare molti esempi, no? Quindi diciamo è semplicemente un suo modo di catalizzare anche tutta un sistema di rabbia diffusa che c'è nel paese. E io sinceramente posso dirvi che questo effetto catalizzante l'ho vissuto sulla mia pelle, perché stando sul palco insieme a Beppe, prima e durante un comizio, chiamiamolo così, mi sono effettivamente reso conto di quanto lui possa essere un calmiere degli animi, perché diciamo la gente vede in determinate manifestazioni come una, diciamo così, una speranza. E io effettivamente l'ho vissuta questa cosa, cioè ho visto le persone che cambiavano atteggiamento. Prima erano molto rabbiose e quando siamo saliti noi sul palco le persone hanno smesso di essere rabbiose, ma hanno, diciamo, in qualche misura catalizzato la loro rabbia su di noi. Grazie senatore Lucidi, Movimento 5 Stelle, ovviamente grazie è l'invito che rivolgo sempre a tutti voi, quando grazie volete vi aspettiamo qui nel nostro studio insieme a tutti gli altri nostri ospiti.